Un saluto a tutti i video ascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessantissimo saggio dal titolo Il Cardinale Inquieto, la ripresa di Cusano in Italia come provocazione alla modernità, di Sergio Massironi, appena pubblicato da Vita e Pensiero, 244 pagine per 22 euro. E io, come sempre, non rubo tempo al nostro graditissimo ospite e gli lascio la parola perché cominci a parlarci di questo interessante volume. Prego, don Sergio. Grazie, grazie dell'occasione. Saluto tutti gli appassionati di Medioevo, di cultura italiana che vedranno questo video. Il libro di cui oggi mi è data la possibilità di parlare è frutto di una ricerca che è durata alcuni anni e che mi ha portato a stare tra due millenni, nel senso che indagando Cusano, la sfida è stata quella di approfondire e di capire meglio il nostro tempo. L'approccio, infatti, come suggerisce il titolo, La ripresa di Cusano in Italia come provocazione alla modernità, si riferisce a un campo di analisi abbastanza preciso, che è la ripresa negli ultimi 15 anni da parte di autori italiani, di una figura di Niccolò Cusano, grande umanista quattrocentesco, dove la curiosità da parte mia è stata proprio quali potessero essere le motivazioni a spingere dei giovani autori, filosofi e teologi all'inizio di un millennio così segnato da crisi, dalla complessità, da un cambiamento d'epoca, che cosa attraesse, quali elementi di una figura così ambivalente, così affascinante come quella di Cusano, stessero tornando in primo piano all'interno di una riflessione, quella italiana, che spesso si sottovaluta, si sottostima rispetto un po' al complesso di inferiorità che abbiamo nei confronti, per esempio, dell'indagine che viene portata avanti nel mondo tedesco, nel mondo anglosassone, solo per fare un qualche esempio in ambito filosofico e teologico. Quindi non in una concorrenza con questi mondi, ma con un'attenzione a casa nostra, soprattutto per il fatto che, pur essendo di Cues, quindi della Mosella, a confine tra la Francia e la Germania come origine, Cusano ha avuto una biografia con un baricentro importante nel nostro paese. E a cavallo, di solito si usano queste categorie, credo che chiunque frequenti questo ambiente di riflessione sul Medioevo sappia benissimo che si tratta di categorie, a cavallo Cusano tra Medioevo e modernità, e qui si aprirebbero tante domande su che cosa sia Medioevo, su che cosa sia modernità. Sono sicuramente delle distinzioni che ci possono aiutare e ci possono far cogliere, al di là della ricezione contemporanea, ma che in fondo è affascinata da Cusano proprio per questo, che l'originalità di questo autore, a cui è dedicata la prima parte del libro in maniera diretta, nel senso che si tratta anzitutto di ricostruire il profilo biografico di Niccolò Cusano prima ancora di vedere in che modo sia stato e stia venendo riscoperto oggi, beh, ci si accorge che forse la posizione storica di Cusano è già di per sé interessante, perché il 400 è un secolo fecondissimo e allo stesso tempo strano. Non voglio essere onnisciente, quindi rimango al mio ambito specifico, che è quello più della teologia che della filosofia, pur essendomi mosso a livello di studi in tutti e due i campi. Il 400 è un secolo particolare perché ha dentro tutta la carica e la libertà dell'indagine umanistica, e allo stesso tempo è seguito da un Cinquecento che abbandona molte delle intuizioni che nel Quattrocento, anche nella figura di Niccolò Cusano, ma non solo, erano apparse. Il Quattrocento è davvero un secolo che vede chiudersi o esaurirsi delle piste di riflessione,
ma allo stesso tempo proprio forte di tutta la tradizione medievale, quindi non in un approccio di rottura, ma in un approccio di ripresa appassionata, creativa, di ritorno alle fonti, prepara altro, e questo altro poi ha preso una piega abbandonando altri sentieri, ne è venuta la modernità che noi conosciamo, e allo stesso tempo ci si accorge di molte potenzialità inespresse di quell'epoca che dopo, potremmo dire, la crisi del Novecento, le crisi del Novecento, il tracollo di un certo tipo di modernità che abbiamo attraversato, ritornano di particolare interesse. Io vorrei sottolineare due aspetti, uno a livello di metodo e uno a livello di contenuto, di tanti che nel libro emergono. A livello di metodo, Cusano non è un accademico in senso stretto, è un uomo, un intellettuale, un uomo di chiesa, che ha studiato molto e che soprattutto ha lavorato molto, lavorato nel senso più ampio della cosa, dove la passione per lo studio si è sempre accompagnata e via via sempre di più nella sua vita con delle responsabilità pubbliche, delle responsabilità ecclesiastiche, politiche, diplomatiche, che lo hanno mosso per il mondo intero, sempre in situazioni di particolare tensione, di frontiera. E quindi il percorso biografico che ho provato a ricostruire, l'ho ricostruito per esempio attorno alle cinque città chiave dell'impegno di Cusano, quindi partendo da Padova, luogo dei suoi studi, Basilea, luogo in cui si trova ad affrontare una cristianità a pezzi, poi Costantinopoli, l'avanzata dei turchi, il mondo bizantino, quindi tra Oriente e Occidente in un momento di travaglio, di paure profondissime. Poi Bressanone, che è la città di cui diventa vescovo volutamente a cavallo tra nord e sud Europa, e quindi in una posizione interessante sia per la Germania che per Roma, proprio come ambasciatore, come tramite tra questi due mondi, e poi Roma come luogo in cui tutta la sua riflessione matura e potremmo dire diventa luminosa. Che cosa c'è di interessante a livello di metodo? Che il suo è uno scrivere in viaggio, che il suo è un pensare e un guadagnare intuizioni non dentro un ambito universitario, accademico, chiuso anche nei giochi di scuola, ma è una grande apertura che ha a che fare con la complessità, le tensioni della vita e delle sue responsabilità. Questo a me pare, per il profilo della biografia di molti di noi, estremamente interessante. È possibile, forse è necessario, pensare anche in un mondo dove si è sottoposti a crisi, a tensioni, a problemi, anche in una vita che non può permettersi il lusso dell'ozio, ci possono essere grandi intuizioni, magari non del tutto sistematiche come per Cusano, ma di estrema generatività anche in un percorso e in un momento storico così. Il secondo elemento a livello di contenuto, tra i tanti e forse più noti di Cusano, credo che sia la scoperta di, in fondo autobiografica, per la cosa che stavo accennando prima, una diversa esperienza del soggetto, e quindi un pensiero dell'umano, dell'essere umano, come di un essere umano in movimento, in evoluzione, in continua trasformazione, che la verità sollecita a venire allo scoperto, vivendo fino in fondo e assumendo fino in fondo la propria prospettiva e la propria possibilità di avere una parola da pronunciare. Ecco, questo elemento che in Cusano è fortissimo e forse il più autenticamente umanistico del suo approccio ritorna oggi particolarmente interessante, perché
rispetto ai sistemi di verità che sono andati in crisi, ci si accorge che forse non delle prospettive esclusivamente relativistiche, di pensiero debole, non necessariamente la vittoria dell'opinione, del parlare inconsistente è l'alternativa alle verità totalitarie, insomma, anche più spaventose, ma che ci può essere un'esperienza della verità in cui noi stessi veniamo progressivamente alla luce, definiamo sempre meglio la nostra prospettiva, che è una delle prospettive necessarie alla verità stessa per rivelarsi. Questo credo che sia oggi particolarmente interessante ad aiutarci a cogliere che ci può essere un modo di studiare, di costruire anche la vita pubblica, politica, che sia da un lato affermativo, che abbia quindi una proposta da fare, ma non per questo poco inclusivo e ospitale di altre prospettive che invece in Cusano è evidente sono estremamente necessarie. Un personaggio a tutto tondo. E come è nata in lei questa passione per un intellettuale come Cusano? È nata, direi, da altre ricerche vissute prima, dall'incontro con diversi momenti in cui appariva un riferimento a Cusano, in momenti appunto diversi dei miei studi. Posso dire che in modo abbastanza evidente, anzitutto con Simone Weil. Io ho fatto la tesi di magistrale in filosofia sul tema dei doveri umani in Simone Weil con Roberta De Monticelli come relatrice, e sia in Simone Weil che nel fratello matematico c'era una conversazione aperta con riferimento a Cusano per quanto riguarda il tema della contraddizione. Poi, ritornando agli studi teologici, il periodo della prima parte del Novecento, Guardini, tutta la scuola dei gesuiti e la riscoperta del tema dell'opposizione polare e quindi di una dialettica non facilmente risolvibile, con tutto il rispetto per il grande Hegel, in una sintesi. Ma l'esperienza di un mondo in cui tenere in tensione gli opposti sia imprescindibile per non scioglierli in sintesi artificiali o violente, questo mi ha riportato ancora una volta alla coincidenza oppositorum di Cusano col desiderio di conoscerla di più. Mi sono a quel punto chiesto, insieme a Sergio Ubiali, che è il teologo che è stato relatore della tesi da cui poi è arrivato anche questo volume, Il Cardinale Inquieto, chi stesse oggi studiando Cusano, e così siamo arrivati appunto a incontrare quegli autori che nel libro presento, dopo aver descritto le cinque città di Cusano, ci sono cinque sguardi su Cusano di nostri contemporanei che già avevano iniziato a raccogliere di Cusano diversi elementi che a quel punto potevano essere anche interpretati un po', in sintesi. Nel titolo lei pone l'accento su un termine che mi ha incuriosito, inquieto, l'inquietudine. In che senso inquietudine in Cusano? Perché Sì. questo è un termine assolutamente moderno. Certo, è un termine moderno, ma credo lo sappiamo che ha origini nel più profondo Medioevo, se così vogliamo dire, o a cavallo tra età antica e Medioevo, penso in particolare nel pensiero di Agostino, e quindi c'è un fil rouge che attraversa sicuramente il pensiero cristiano, credo che oggi entri anche in molti altri filoni. In Cusano credo sia abbastanza evidente come tutto il suo viaggiare, il suo scrivere, il suo non avere la pretesa di chiudere, e quindi di arrivare a un sistema o alla costruzione di una scuola, ma sono veramente
in gran parte dei casi i suoi appunti di viaggio, e anche quando diventano volumi, perché ha la coscienza di essere un filosofo e di un pensatore, ha la libertà di avere un pensiero che evolve a seconda delle circostanze. Tutto questo anche se lui non usa per sé questa espressione, mi sembra che definisca un uomo che in nessun contesto è arrivato a dire qui mi fermo, nemmeno nell'ultima fase della sua vita, dove a Roma potremmo dire era arrivato praticamente al vertice della carriera ecclesiastica, oggi diremmo che era il numero due del Vaticano. A un certo punto rinuncia anche a queste responsabilità di governo, perché non è ancora e mai del tutto al suo posto, e proprio questa impossibilità di fermarsi e di acquietarsi rende così generativo e così aperto il suo pensare. E nelle note al libro noi vediamo che Nicola Cusano è filosofo, giurista, teologo, politico, matematico e astronomo di spicco dell'umanesimo europeo. Un vero uomo medievale da questo punto di vista. Assolutamente. La cultura è a tutto tondo e non è specialistica come siamo abituati a viverla noi oggi. Certo, era probabilmente possibile anche perché vuol dire, la quantità di dati da poter cui avere accesso era sicuramente diversa da quella di oggi, eppure Cusano ha molto chiaro che si tratta di avere una lettura unitaria, integrata della realtà, e se è vero che quando fa l'astronomo, cioè non strumentalizza l'astronomia a un altro discorso, quando si occupa di geometria si occupa fino in fondo di geometria e così via, d'altra parte ci si accorge che è la stessa persona a pensare e che in fondo le questioni si collegano l'una all'altra, così che, e questo credo che dal punto di vista per esempio teologico sia estremamente importante, in Cusano non esiste quello che poi diventa il grande problema della teologia moderna, una separazione tra naturale e soprannaturale, ma c'è un unico ordine della realtà che ha bisogno di essere interpretato, che ha bisogno di essere colto nella sua profonda unità. E forse la fatica a riconoscere questo ordine genera questa inquietudine, perché noi viviamo in una realtà di cui vorremmo cogliere la semplicità, ma che continuamente ci sfugge. Dove compie i suoi studi? Si sa? Cusano? Sì. Cusano studia inizialmente ad Heidelberg, poi si sposta a Padova. Potremmo dire che Padova è il grande luogo della sua formazione umanistica, e poi non smette mai, perché davvero umanista inizia a cercare, a scambiare codici, e quindi si muove alla ricerca di materiale in tutti i suoi viaggi, che avvengono normalmente peraltro. Un'attività che non lo abbandona mai è quella di andare nelle biblioteche, andare dove si possono comprare o scambiare manoscritti, per poter continuamente andare avanti nella propria indagine. Per cui Cusano è anche conosciuto e ricordato come un grande appassionato ricercatore delle fonti che in quel tempo stavano venendo appunto scoperte, collezionate, raccolte dai grandi umanisti europei, che erano in tutti in collegamento fra di loro. Ecco, ci sono epistolari molto interessanti, per esempio fra Valla e Cusano e così via. Anche questo è singolare, perché il 400 è un secolo molto particolare, no? Soprattutto per il nostro paese, dove
guerre, scontri, lotte, rendono difficile immaginare la mobilità, Certo. soprattutto su distanze non vicinissime, no? Quindi. Assolutamente, sì, per questo l'aspetto che accennavo prima del rapporto tra biografia e pensiero e tra un vivere, un viaggiare, un correre rischi che dà forma al pensiero, credo che sia veramente decisivo. L'idea, per esempio, della doppia ignoranza in Cusano matura nel suo viaggio di ritorno da Costantinopoli e, come dire, la notte oscura, la nebbia interiore che a fronte di situazioni di spaventoso conflitto, forse oggi diremmo addirittura di scontro di civiltà, di cui è testimone, in cui è inserito, tutto questo produce in lui una diversa esperienza della verità rispetto a quella che era possibile in un mondo più stabile di quello nel quale lui si trova a vivere. E nella sua attività di vescovo? Nella sua attività di vescovo, potremmo dire, dal punto di vista ecclesiastico, un disastro. È un'attività di vescovo che dura molto poco. Se ricordo bene, 6 anni, con conflitti continui, dal punto di vista probabilmente non tanto di politica ecclesiastica, ma oserei addirittura dire di santità o di coerenza di vita, ci si accorge che Cusano prende fino in fondo sul serio questa missione, trovando un territorio. Le valli delle Alpi, la diocesi di Bressanone, significa tutto il Tirolo e Sudtirolo, profondamente resistente alla riforma, di vita e spirituale che molto prima, del Concilio di Trento, ma con quelle istanze, Cusano vuole attuare. Sono meravigliosi i suoi sermoni da questo punto di vista, che lui stesso poi raccoglie, fatti inizialmente, in volgare e poi normalmente, scritti dopo essere stati fatti come appunti per lui stesso di riflessione, e lì si vede come la sua filosofia diventa formazione di un popolo, e forse questa è la caratteristica principale della sua azione, che invece poi è costellata di scontri con tutti i poteri locali, che non volevano evidentemente un vescovo così e la riforma che lui stesso si impegnava a portare avanti. Una figura davvero affascinante e quindi bisogna andare a comprare il libro come logica conseguenza di questo discorso. Quindi io ricordo il titolo che è Il cardinale inquieto, la ripresa di Cusano in Italia come provocazione alla modernità, pubblicato da Vita e Pensiero da pochissimo. Di Sergio Massironi, 244 pagine per 22 euro, per scoprire una figura che forse non ha la fama che merita o che meriterebbe. Giusto? Grazie dell'occasione, vi auguro, se questo incontro ha suscitato il desiderio attraverso questo libro, ma tutte le fonti che sono oggi a disposizione, di poter approfondire Cusano, ma anche il suo secolo, il suo tempo, che può diventare davvero, molto ricco, di suggestioni per leggere diversamente il nostro, perché alla fine dei conti il fascino della lettura, dello studio è sempre quello di potervi trovare nei classici, la contemporaneità. Grazie allora di questa occasione, a presto. No, grazie a lei, ed è stato un vero piacere. Io intanto ricordo a tutti di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org, dove potrete trovare tutte le video presentazioni realizzate fino ad oggi e quindi scoprire
un mondo di editoriale di rilevante interesse. Grazie ancora a Sergio Massironi e Grazie. a presto. A presto.